Ragazzi, dopo la prima parte che vi è piaciuta tantissimo, continuiamo con la seconda parte del video dei miei libri che ho utilizzato durante i 6 anni di medicina, con le solite premesse della parte 1, che se ancora non avete visto andatevela a vedere qua sopra, mi raccomando, perché è veramente molto molto bella e vi è piaciuta veramente tantissimo. Adesso parliamo del secondo triennio, ovvero quello prettamente clinico, dove si iniziano le vere prime materie di medicina. C'è da fare una premessa: durante la metà del quarto anno io ho iniziato a studiare delle PAD, l'avete visto in tantissimi video, quindi molte sbobinature non ce l'ho cartacee ma ce l'ho digitali. Mio padre si è rotto, quindi sono pure perse, quindi mettiamola così. Però ci sono molti libri, molte cose, e vi farò vedere un po' cosa ho fatto. Io come sempre però, ragazzi, invito a lasciare un bel like, un commento qua sotto dicendomi il libro che avete dato di più, quello che avete amato di più durante i 6 anni di medicina nei commenti. E adesso continuiamo. Questo faceva parte dell'esame chiamato PSINC 1, che erano PSINC 1 e PSINC 2, una si faceva al primo semestre, una al secondo semestre del quarto anno, e comprendeva la PSINC 1 cardiologia, pneumologia e gastroenterologia. La gastroenterologia la feci dal manuale di gastroenterologia, eccolo qua, perché in altri modi non si poteva superare l'esame. Abbiamo comunque dovuto integrare alcuni argomenti, mi ricordo uno fra tutti, la pancreatite acuta e cronica, perché il professore la voleva in un determinato modo, però ci voleva questo libro da preparare. Mentre cardiologia e pneumologia invece le avevo fatti dalle sbobinature, infatti come potete vedere cardiopatia ischemica, quindi c'erano tutte le miocarditi, tutte le cose qua, e ovviamente proprio mi cade tutto. Cardiologia vera e propria, anche qui cosa c'era, vedete, come potete vedere, cardiopatia ischemica, angina, miocardite, pericarditi, stenosi mitralica. E infatti avevo anche scritto qua, non so se si nota, per esempio quali argomenti dovevano essere fatti da determinate sbobinature, perché non era dell'anno mio ma dell'anno prima, e tipo facevo fa la sbobinatura del nostro anno, la sbobinatura numero 8, perché bisognava comunque integrare determinati argomenti. E in più c'era anche pneumologia. Infatti, come potete vedere, abbiamo asma bronchiale, abbiamo tutte le patologie, embolia polmonare, veramente molto bello, e versamento plerico, quindi tutto pneumologia. E questo è stato l'esame di PSINC 1, un esame che mi è piaciuto veramente tantissimo, anche se è andato un po' a cavolo. Ma va bene. Come vi dicevo, ci dovrebbe essere anche la seconda parte di questo esame, ovvero PSINC 2, che comprendeva nefrologia, urologia, endocrinologia e malattie infettive, e un'altra che non mi ricordo mai, che era tipo allergologia, immunologia, una cosa simile. Ce l'avevo sulle PAD, quindi non ve lo posso fare vedere. Quell'esame l'ho preparato tutto dalle sbobinature, non ho comprato nessun libro. Andiamo all'esame forse più tosto, uno dei più tosti di medicina, ovvero farmacologia. Il mio esame di farmacologia, questo è stato il mio esame di farmacologia, ragazzi. Ho utilizzato il Kazunk, che era il libro del mio anno, e ho integrato alcune cose dal libro di mio padre di farmacologia, che era il Meyer, più questo file che è stata la salvezza, e ringrazio un mio collega perché l'ha fatto. Praticamente questo mio collega ha riassunto tutto, ha preso le sbobinature, le ha riassunte, ha fatto un compendio di 100 pagine che è veramente fantastico, e in più gli argomenti che ovviamente dovevo prendere, rivedere e fare, li ho rifatti dai libri. Infatti sono proprio un casino questi libri, sono stati veramente un parto l'esame, mi ha dato pure molto male questo esame di regolarità, ma non avevo voglia di rifarlo, l'ho fatto a settembre. Vi racconto questa cosa dell'esame di farmacologia. Sapete, farmacologia per un medico è molto molto importante, pertanto decisi quell'anno di prepararla a settembre. Ho detto, io ci mi metto tutto settembre, inizio dal 15 di agosto e la faccio benissimo, perché la devi sapere bene 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 bene. Inizio a studiare ad agosto, non ci avevo voglia in realtà, perché me l'ero portata proprio apposta a settembre per poterla studiare con più calma. Ad agosto ho studiato pochissimo ed eravamo con Ciccio. Ciccio, ma tu stai facendo? No compa, ho fatto mezza pagina. No compa, mezza di pagina. Insomma, è stato un parto. E io in questo esame in realtà ho sbagliato l'approccio, perché Ciccio è andato molto meglio di me a quell'esame, perché lui si fece tutte le domande degli anni passati. Io quell'anno non le feci le domande degli anni passati. Ho detto no, perché io le sapevo veramente bene le cose di farmacologia, l'avevo studiato veramente bene, approfondendo, integrando. Ma per quell'esame era importante rifarsi le domande per capire come rispondere di fronte al professore, che in realtà era scritto l'esame, se volevi potevi andare anche all'orale, e quindi era importante avere le domande degli anni passati per capire l'approccio. Bene, io non l'ho fatto, mi è andato male, a Ciccio è andata bene in termini di voto proprio per questa cosa. Però la preparazione era più o meno simile, ed è stato uno degli esami più tosti, perché l'ho fatto veramente contro voglia, ragazzi. Quell'anno era già il quarto anno, quindi già la stanchezza di medicina si portava avanti, che poi non vi dico, il quinto e sesto anno è stato veramente difficilissimo andare avanti. E adesso ci trasferiamo al quinto anno, quando giunge
lui, ragazzi, il signor libro di anatomia patologica. Come al solito io ho comprato solo la parte 2, perché la parte 1 non mi serviva, perché non serviva per l'esame. Da noi anatomia patologica era divisa in due parti, 1 e 2. La prima parte la feci a dicembre, la seconda parte a febbraio, ma poi dovetti andare all'orale, perché si andava comunque all'orale, perché la prima parte e la seconda parte erano scritte, e all'orale poi dovevi comunque riportare la parte 1 e 2. Quindi la prima parte la feci tutta dal libro, ragazzi, cioè, ed è stata la cosa più schifosa e brutta di preparare questi esami, veramente bruttissima. La seconda parte, dissi, avevo un mese per prepararla. Questa qua l'avevo preparata praticamente la parte 1 da settembre, no, da settembre, da ottobre fino a dicembre, quindi ho avuto quasi 3 mesi. La parte 2, che era la parte forse anche più grande, avevo solo un mese, perché in pratica dicembre a Natale non ho fatto un cavolo, mi sono trovato a gennaio dal 6 a iniziare a studiare per i primi di febbraio, quindi avevo un mese per preparare tutto anatomio, tutto quello che mi mancava di anatomio patologico, ovvero la parte 2. C'era un file ultra mega riassunto, ho detto, guarda, sapete che vi dico, sto file di non so quante mila pagine, che comunque era tantissime pagine, ma era riassunto, anatomia patologica infinita, ragazzi, a manetta quel file, lo sapevo a me nadito. Poi lo integravo ovviamente con le parti dal libro che su quel file erano ovviamente carenti. Mi è andato comunque molto molto bene, sono soddisfatto del voto di anatomia patologica. Col senno di poi mi sarei fatto anche la prima parte da un file riassunto, alla fine era così, cioè bisognava saperlo in determinati modi. Questo qua era troppo dispersivo, scritto Australopithecus antico, veramente non mi ricordavo un cavolo. Lei si lune, alle glomerulonefriti, vabbè, si è aperto proprio su argomenti belli, spinosi, interessanti, però me lo sono cacciato. È da lì che poi ho aperto il canale YouTube, perché l'ho aperto subito dopo essermi dato anatomia patologica. Subito dopo anatomia patologica ho dato l'esame di ematologia e oncologia, che in realtà ci bocciò tutta la classe, no, meglio, non è che ci bocciò, io ho preso tipo 19-20, ma per poter accettare o prendere più di 26 allo scritto oppure dovevo andare all'orale. Io ovviamente non sapevo niente, perché dopo anatomia patologica non ho studiato un cavolo, e quindi rifiutai tra virgolette, e l'ho dovuta ridare dopo a settembre del quinto anno, dopo che mi ero dato tanti esami. Infatti poi subito dopo preparai l'esame di ginecologia. L'esame di ginecologia, ragazzi, l'ho fatto qua a casa mia con mio padre, quindi ho utilizzato tutti i suoi libri che sono in libreria di là e non so nemmeno dove sono finiti, più le sbobinature ovviamente del mio anno. Infatti l'esame che mi ha dato benissimo, 30 lode, super mega soddisfatto di quell'esame. L'ho preparato con mio padre ed è stato, ve li dico, solo a Pasqua, cioè l'esame è stato il giorno dopo Pasquetta. Io a Pasqua ho studiato, a Pasquetta con Ciccio eravamo a Roma a ripetere, perché il giorno dopo avevamo l'esame, non vi dico. Poi è arrivato l'altro mio 30, che è l'esame di ortopedia. Io ortopedia l'ho preparato da questo file riassunto, che erano delle sbobbinature del precedente al mio, più ovviamente integrato con il Grassi, perché alcuni argomenti mancavano, per esempio la rizartrosi l'ho fatto da qua, questo che cos'era? Ah, i tumori li ho fatti da qua, e mi è servito tantissimo anche per il concorso di specialità, perché per esempio il sarcoma di Ewing me lo ricordavo bene dal libro di ortopedia. E poi era un esame che io ci tenevo tantissimo, infatti per quell'esame ci ho fatto pure il video, è stato il mio primo video dove vi ho portato con me, un po' perché ero sicuro che di superarlo, che avevo studiato veramente tantissimo, un po' perché era interno in ortopedia, ci tenevo a fare veramente bella figura, e ho registrato quel video che, se ve lo andate a rivedere, vedete tutta l'ansia che avevo. Ero vestito in giacca e cravatta, l'unico esame in cui sono andato vestito in giacca e cravatta l'altro giorno della mia laurea, proprio perché conoscevo tutti i professori, volevo fare anche bella figura con il vestito, anche se non me ne frega mai niente a me, però in quell'esame ci tenevo. Ed insomma alla fine è andata molto bene, però ragazzi avevo un'ansia per quell'esame. Finito l'esame di ortopedia mi buttai quasi subito a capofitto per preparare l'esame di neurologia. Erano 1250 pagine di sbobbinature, una cosa che non mi ricordavo, che soltanto le prime 70 pagine erano sulle afasie, cioè sulla terminologia, era una cosa assurda. E durante quell'esame mi venne la beata e bellissima idea di preparare in 2 settimane oculistica e otorino, che non è difficilissimo come esame, ma sotto che studi neurologia, trovare il tempo per leggerti le cose di otorino e oculistica è stata un'impresa ardua. Come ho fatto io? Ho fatto delle sbobbinature, ovviamente file ultra mega riassunti, che erano talmente riassunti di oculistica, per esempio mancavano le cose. Un giorno vi racconterò il mio esame di otorino oculistica, perché è comico, ragazzi, da raccontare, per la mia totale impreparazione, che ammetto, veramente, perché studiandolo la sera ti rimaneva ben poco. Mancavano pure cataratta e glaucoma, ragazzi, e li ho imparati la mattina stessa dell'esame, ma ci farò un video, ve lo devo fare, anzi fatemi sapere nei commenti se volete questo video che è comico. E poi utilizzai ovviamente il libro di otorino laringoiatria, che in realtà è totalmente intonso perché non avevo tempo di studiarlo. L'unica cosa che ho sottolineato, se la trovo, ragazzi, che mi ricordo, era il decorso ai disturbi del sonno. Ah sì, non mi ricordavo di aver studiato i disturbi del sonno, e il nervo
nervo vago, e infatti mi ricordavo questo, che mi ero fatto tutto il decorso del nervo, sì, del nervo vago, del nervo facciale, mi ero fatto tutto il decorso, sapete che tutto complesso c'ha, i gomiti, le cose, cose strane, e l'unica poche cose che avevo fatto dal libro, il resto avevo fatto tutto da un file ultra mega riassunto che era scritto in aramaico antico, erano 100 pagine di Otorino, scritte piccolissime. Tipo facevo 2 pagine alla sera, non vi dico come sono arrivato a quell'esame. Poi ovviamente ho dato l'esame di Otorino e poi mi diedi a settembre questa cosa qua. Saluto i ragazzi di My Skin, che so che mi seguono. Dermato, ragazzi, che esame! Ci ho fatto pure lì il mio video e ve lo lascio qua ad andare a vedere. Veramente un'impresa epica, preparato alle 5 del mattino, andato kamikaze. Mamma mia, che ricordi di questo esame qua. Ovviamente era libro più sbobinature, perché come al solito bisogna sempre integrare. Non so se bisogna integrare dal libro o dalle sbobinature, non lo so, perché comunque in linea di massima mi sono reso conto a medicina che le sbobinature valgono tantissimo per superare gli esami. Ammetto che secondo me non è il modo migliore per prepararsi un esame, perché il libro viene prima di tutto, secondo me, però per superare gli esami purtroppo con i tempi e con tutte le materie che dobbiamo fare dobbiamo un po' andare a trovare il modo per risparmiare tempo. E poi in sostanza è arrivato il sesto anno. Il sesto anno ho avuto chirurgia e clinica medica come esami principali, che trovate i video qua sopra. Mi sono presa la prima bocciatura, un'altra bocciatura per chirurgia generale, mentre clinica medica ho fatto l'esame, ve lo lascio qua sopra per andarla a vedere. Ed inoltre poi ho preparato sempre, ma lì già è storia recente perché parliamo dell'anno scorso, c'è stato l'esame di anestesia, vi ho portato il video, pediatria, vi ho portato tutti i video, quindi lì trovate la dettagliati, perché anche lì erano sulle pad, non avevo libro, non ho comprato nessun libro, e quindi così. Ragazzi, spero che questo viaggio viale dei ricordi dei 6 anni di medicina, dove ho mostrato i miei libri, vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un bel like, perché mi aiuta tantissimo, è gratis, veramente a voi non costa nulla, ma supportate il mio lavoro. Un commento qua sotto dicendomi l'esame che avete dato di più e quello che avete amato di più. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!